tagliare le pensioni d'oro ai consiglieri ed ex consiglieri. Una sforbiciata fino al 70% sulle pensioni d'oro degli ex deputati regionali. I grillini puntano a sfrondare i 208 vitalizi che costano 15 milioni di euro l'anno alla Regione Puglia. Assegni mensili pagati a vita agli ex consiglieri o, in 43 casi di scomparsa, ai parenti. La riforma tocca un tema delicato, i diritti acquisiti, finora mai sottoposto al vaglio della Corte Costituzionale. Ma il Movimento non ha dubbi, il diritto alla pensione sostengono resterà, sparirà solo il privilegio, l'assegno troppo alto. A conforto citano il parere di autorevoli giuristi italiani. E così, in base alla proposta, chi ora in tasca 4.000 euro dopo soli 5 anni di mandato ne prenderà per legge 1.300 come un pensionato normale. Il risparmio poi sarà utilizzato per aiutare i poveri. Potremmo risparmiare fino a 10 milioni di euro all'anno, che significa 50 milioni nell'intera legislatura. In questa maniera riusciremmo a garantire a queste 208 persone sempre un diritto alla pensione ricalcolata col metodo contributivo e in più il diritto a 4.660 famiglie in tutta la Puglia di vedere superare la soglia di povertà. Il giro di vite non toccherà i consiglieri appena nominati, solo una decina tra quelli in carica si vedrebbero ridotta la ricca pensione maturata. Il rischio quindi è che alla fine la legge possa passare. In campagna elettorale sembrava che fossimo tutti d'accordo sul taglio e sulla riduzione dei privilegi della politica, per cui non vedo i motivi per cui poi, quando siamo chiamati alla prova concreta dei fatti, debbano smentire le promesse.